Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci qua, post partita di Fiorentina-Inter, un po' più in ritardo del solito. E ci siamo in macchina, ci sentiamo un po' a Luca nerazzurro della situazione. Questo è per te. Allora, e partiamo dall'inizio della partita. La partita è iniziata 1-0 per loro. Iniziate che stavo mangiando la pizza. Non avevo neanche acceso la GoPro. Metto in bocca la pizza, lancio lungo, go. 1-0. E io ho detto, era già andato di traverso e io, da mangiare. E io ho immaginato lo stadium 1-3. Vinto. Tra l'altro. E tra l'altro poi lì ho detto vabbè. Infatti dopo 3 minuti gol di Vecino. Poi sì, gol di Vecino. Bar, gol nettissimo. Gol nettissimo. Gioco tra l'altro, oggi abbiamo giocato anche bene, mi è piaciuta tanto la partita. Abbiamo giocato molto bene. È stata una bella partita, è stata una bella Inter. Non meritavamo di perdere. Non meritavamo di pareggiare. Però vabbè, stiamo continuando, siamo sul 1-1. Continuiamo a giocare bene. 2-1. Su 2-1 l'ha fatto un grandissimo gol di Politano. Ha fatto, ragazzi, un gol assurdo. Che là già quando ha iniziato di Brane già l'abbiamo detto. Sì, infatti il nostro amico qualche qua dietro, milanista, bella raga, ha detto adesso segna. Sì, ma anch'io l'ho detto. Infatti poi nel video domani che si è si posso parlare io, è un gol alla Suso. Beh, affanculo, milanista. Vabbè, è rientrato in realtà, non c'è tutti i torti. Vabbè, Politano ce l'ha. Non c'è tutti i torti. Politano ce l'ha quelle qualità. Ce l'ha. E golasso. Poi, vabbè, rigore sul, visto dal VAR per 5 minuti. Fallo nettissimo. Cioè, in diretta nessuno se ne era accorto. Infatti, stavamo cazzeggiando. Ma certo, ha fischiato e ha detto rosso. Qualcuno. Infatti, io pensavo rosso. Io ho detto rosso a qualcuno. Poi, Peric ha visto che ha fatto fallo di mano. L'ho detto. E mi ha detto la speranza c'è. Infatti, c'era perché aveva la mano qua davanti. C'era, giusto. Ma non c'è neanche. Infatti, nessuno si era lamentato. Nessuno. E fino a lì, ok, vabbè, tutto ok. Lo tira Perisic, non Lautaro Martinez. Che oggi col mancino e non col testo, esatto. Lautaro, Lautaro Martinez non ha giocato benissimo. C'è da dire che comunque al gol di Politano ha risultato così. Ecco, infatti. E ci sono pure le immagini che Perisic va lì. E Perisic tira un ceffone sul braccio per togliergli le mani dalle orecchie. Non si sa per quale motivo. Vabbè, comunque sto rigore 3-1. E fino a lì tutto ok. Poi un golasso di Muriel. Vabbè, fino al primo tempo. Gol di Biraghi annullato. Dal VAR, giustissimo. C'era un fallo su D'Ambrosio. Calcio di D'Ambrosio. Infatti, fino a lì tutto ok. Calcio di pulizia Fiorentina. Muriel si lamenta. Tra l'altro, il nostro amico Matteo, che salutiamo, che si è rotto la clavicola. Sì, che si è rotto la clavicola. Quindi lo salutiamo, li recuperiamo, gli auguriamo un buon rientro. Un buon rientro. Si è fatto. Aveva Muriel al fantacalcio. Ha detto, speriamo che entri. Mi piglia anche in 6. Se fa gol. Vabbè, infatti è risultato un botto, però vabbè, poi ha detto basta. Beh, ha fatto anche un gol capolavoro, cioè alla fine è stato un bravo. Grandissimo gol, bellissimo. Poi, comunque, ci hanno iniziato un po' a schiacciare. Poi ci hanno un po' schiacciato, però comunque poi, non era così evidente che non sembrava tanto nell'aria il gol da subire. Però c'era un po' la possibilità, diciamo. Poi comunque c'è quel Chiesa lì che è fortissimo, ma è un buffone. È il Neymar italiano. È un buffone perché a un certo punto... Se non è per terra lui non è continuo. Era per terra Lautaro e è andato, fatto tutto a campo. Ha buttato la palla fuori di stizia, cattivissimo. È andato da Lautaro e ha detto sei un buffone di merda. A parte quello. Ha fatto quello. Poi... Sul fallo di mano si è lamentato. Neanche l'ha visto. Fallo di D'Ambrosio, ha tirato un calcio. Neanche l'ha visto. Si è lamentato. E poi il rigore finale. La cosa più scandalosa della partita, non della storia, ma della partita. Probabilmente dopo. L'immagine perché non montiamo il video. Però l'avrete visto sicuramente. Dopo Inter Parma, forse la partita più rubata. Sì, no, sì. Sì, quella là è ancora più clamorosa. Quella è stata clamorosa, salvataggio questa, sulla riga di Di Marco. Ma questa, cioè... Cioè, più che altro tiro del culo. Proprio tirode. Più che altro poi... tirode già se perde al 90, mi sono cagato addosso. Cioè, tirode se perde all'ultimo. Poi 7 minuti giusti perché il VAR era 8 minuti ha perso. Ha utilizzato... A parte che ha visto l'arbitro scandaloso. Ci ha messo 2 minuti per capire che era fallo di mano. Era quello di Gerson così. La mano qua, che cazzo fanno da rigore? Perché si è protetto la faccia, cioè... Vabbè, e poi questo qui che petto netto ha dato rigore. Tra l'altro, nella reaction che uscirà domani, io dico la presa di petto. Infatti, anche Spalletti poi l'ha detto. Si vede la maglia proprio che si sposta così. Si vede la maglia che si muove. L'ho detto anch'io. Lui, da milanista, ha detto: se danno questo rigore, è scandaloso. Vabbè, da ma milanista, si vede, cioè non è che bisogna. Cioè, ragazzi, è evidente. Non c'è rigore, basta. Tra l'altro, anche Pione, post partita, ha detto: danno sti rigori, ma li danno. Decidono loro, alla fine decidono loro. Sì. Anche lui ha capito che non è rigore. Tant'è che Gagliardini gli ha fatto vedere sul telefono. Gagliardini ha fatto vedere anche il giocatore dell'Inter. Ma come quando ti mette il like su Instagram la figa. Esatto. Sì, la fai vedere a tutti. Fai girare le screen, no? Anche Nengolan continua a fare petto. Tra l'altro comunque l'arbitro aveva dato prima rigore e poi è andato a rivedere.
Quindi vuol dire che comunque dal VAR gli hanno detto, va che non è rigore probabilmente. Lui comunque gli ne frega un cazzo. Fatto sta che bisogna ripartire. Abbiamo fatto, vabbè, abbiamo preso un punto all'Artemio Franchi, un po' maretto, ci sta un po' stretto. Però l'abbiamo comunque preso. Siamo ancora sopra il Milan per due punti. Non so quanto potrà durare, ma venerdì si andrà a Cagliari. Giochiamo prima, quindi comunque abbiamo un vantaggio psicologico. Sì, ed è una sfida importantissima. E non per forza vincere, ragazzi. È una sfida importantissima. Quindi dobbiamo mettercela tutta per andare a vincere e continuare la nostra marcia. Perché poi ci sarà anche l'Europa League di mezzo, che anche lì saranno due gare importantissime. Dobbiamo passare perché siamo lì. Quindi ragazzi, domani, penso alle 15, uscirà il video reaction e basta. Quindi mi raccomando, vedetelo. Forza Inter.